Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, video dedicato ai profumi e in particolar modo a quelli agrumati. Ne ho 5. I profumi agrumati sono veramente la mia passione, mi piacciono tanto, tenderei sempre a comprare questo genere qua. Mi piacciono perché intanto mi danno un effetto positivo nell'umore, mi danno un po' di energia, di vitalità, di coraggio e di forza. Li trovo indicati per la maggior parte verso sì la stagione estiva, comunque primaverile, però sono profumi che io riesco a portare anche benissimo proprio perché non sono forti, non sono persistenti. Li porto anche, li metto dopo la doccia o li metto anche prima magari di andare in palestra. Questo mi piacciono appunto oltre per la positività che mi danno, la carica che mi aiutano l'umore, mi piacciono anche molto perché hanno un senso di fresco, di pulito. E li trovo appunto che non essendo particolarmente forti, invadenti, vanno bene per tutte le occasioni, anche se si lavora in ufficio, non sono quei profumi che fanno venire il mal di testa, per quanto appunto siano, a parte che il due sono naturali, non fanno venire il mal di testa, non sono stucchevoli, non hanno quel senso di artificialità, non sono profumi prettamente commerciali. Ecco, spesso vedo che qualcuno non conosce i marchi dei profumi che presento perché intanto i profumi commerciali di adesso li trovo un po' tutti uguali come profumazioni e poi la maggior parte dei brand testano sugli animali e io sono contraria. Comunque, nei miei 5 qui partiamo, ho fatto una selezione. Allora, la maggior parte ve ne ho già parlato, qualcuno è nuovo come ad esempio questo e parto da questo che è il più low cost della cost e che l'avevo comprato a un supermercato e è Fleur d'Oranger e allora questo fa parte della famiglia dei fioriti agrumati e mi ricordo benissimo che l'ho comprato per 3,50 € al supermercato. Da quella volta, questo è uno dei toilette, ho imparato la lezione qual è stata che magari da profumini che non ci si aspetta, da marchi anonimi come questo, si può rivelare veramente uno dei toilette che è paragonabile a uno dei toilette da profumeria, ecco. È stata una piacevole sorpresa, di questo qua io ho comprato anche suo fratello gemello il profumo di Mora ed è fantastico. È un profumo delicatissimo che sa appunto che bilancia bene sia il profumo fiorito che l'agrumato. È delicato, è anche persistente, cioè non avrei mai creduto, è stata una piacevole sorpresa trovare un profumo così super economico da supermercato che si senta, non lascia scia, non è invadente. Rimane molto bene sulla pelle e anche questo a me piace molto. Allora, tutti i profumi che ho mi piacciono molto, mi sentirete ripetere sempre le stesse cose che mi piacciono tanto, che questo però in effetti amo i profumi che ho, ecco, non ho mai fatto dei flop. E vabbè, questo poi io non sono più riuscita a trovare questo marchio qui, non è neanche un marchio, è molto anonimo, però appunto da lì ho imparato a provare anche ad annusare cose molto anonime perché a volte si rivelano delle piacevoli sorprese e che questo buonissimo proprio veramente questo qui low cost che più low cost non si può è perfetto e poi vabbè allora andiamo al Zagara di questo ve ne avevo già parlato questi qui questo lo potete trovare su eBay che va da un 14-16 euro più le spese di spedizione per 100 ml è una colonia. Se andate in Sicilia potete trovarlo anche per quel che ho capito da Auchan nei supermercati perché Vincenza del canale un po' questo e quello mi aveva fatto vedere delle foto. Questo è proprio agrumato al 100%, come si sente che è una colonia, non è forte, però anche questo per essere una colonia dura abbastanza, rimane bene sulla pelle. Questo è un limone, questo sa proprio da limone, un limone un po' asprino, dà una sferzata di energia. Questo va benissimo messo anche dopo la doccia e siccome sto procedendo un po' per l'operazione smaltimento, lo sto usando anche per andare in palestra la mattina. Non dà assolutamente fastidio, mi dà appunto un po' di vivacità, di buon umore, tutto quanto. È unisex, Zagara, e piace tantissimo. Adesso non penso che andrò a ricomprarlo subito nell'immediato, però se vi piacciono gli agrumati, vi piacciono i profumi freschi, leggeri, potrei anche trovarlo indicato per chi ama le acque profumate. Io acque per il corpo non ne uso, preferisco magari ecco delle colonie, trovo che le preferisco, a me sicuramente piacciono di più. Questo anche è un ottimo profumo agrumato, buonissimo,
dal profumo un po' pungente, frizzante, un limone un po' fresco, ecco, non un limone dolce. Poi veniamo a questo, ecco, questo è un profumo naturale del marchio Olfattiva, non è un profumo, non è proprio indicato giusto dire un profumo, è un'acqua profumata, questo si chiama buon umore, aiuta proprio il buon umore a tenere sul tono umorale e questo è un agrumato speziato, sento tantissimo, tanto 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 l'arancia, è favoloso come profumo, io lo chiamo profumo comunque, ribadisco in acqua, e si sente anche la cannella, per cui appunto agrumato, speziato, può andare bene, lo trovo anche ben indicato per la stagione invernale, proprio perché la cannella dà questo senso un po' di calore. Quanti ml sono? Vabbè, 12 mesi di PAO, dovrebbe essere intorno ai 100-125 ml, l'ho pagato intorno ai 16-17 euro, l'avevo comprato online, comunque Olfattiva ha il proprio sito e volendo potete trovarlo lì o comunque ci sono anche tante altre profumazioni. A me piacciono i profumi naturali, però io ho visto che come questo e come altri tendono a svanire come profumazione. Ad esempio questo 12 mesi di PAO e io ce l'ho di più. Ha perso un po' del suo potere, del suo aroma e li trovo più che altro indicati per chi compra un profumo e usa quello finché non l'ha finito. Come me che ne ha diversi, che li prende, poi li mette da parte, poi torna a riprenderli. Insomma, tendono un po' a svanire. È un profumo che comunque io ricomprerò, però nella confezione è piccola proprio per questo motivo qua. Non riesco a star senza perché aiuta proprio l'umore. Io lo spruzzo anche nelle lenzuola, nelle tende. Purtroppo, cioè, a me piacerebbe che Olfattiva facesse un eau de toilette, un eau de parfum, insomma, qualcosa di più persistente. Del buon umore, io ho preso l'olio essenziale che devo ancora usare, ci aggiungerò un po' di alcol buon gusto, farò un profumo fai da te per vedere se persiste un po' di più e c'ho anche l'olio profumato per il corpo, sempre aromatizzato nella stessa profumazione, però anche quello magari me ne parlerò più avanti. Buono, buono e buono, ecco, se vi piacciono anche qui i profumi leggeri non invadenti che mettere più volte al giorno, questo è indicato. Comunque qui incominciamo a parlare di aromaterapia, insomma, qualcosa che va a influire sullo stato d'animo, sul nostro umore. Questo dà energia, chiaramente, però ho visto che c'è, ad esempio, tante altre cose che danno magari pace, serenità o calma interiore. Comunque Olfattiva è un ottimo brand, a me piace tanto. Faccio un annuncio, chiedo che Olfattiva faccia un eau de toilette, un eau de parfum con questo perché possa durare. Poi di un altro profumo naturale, Maroma, che è un brand, mi sembra indiano, e ve ne avevo già parlato anche questo è un profumo in olio. Allora di questo, secondo, per me, allora, questo l'ho pagato 10 euro e sono 10 ml. Persiste, si sente, anche questo però ha un po' ridotto e anche questo ha perso un po' della sua profumazione. È un profumo in olio, l'ho detto. La cosa che mi piace tantissimo di queste confezioni qua è proprio la praticità, perché va benissimo in borsa, va bene in vacanza, va bene da tenere in ufficio in un cassetto, fantastico. Del fatto che sia anche in olio va bene perché magari adesso che sto cercando di finirlo, da mettere magari aggiunto a una crema a corpo, lo si può spalmare. Questa è la linea da uomo e si sente che è un da uomo, insomma, si sente molto un limone, anche questo un po' frizzante, un po' acidino, un po' freddo e si sente anche molto il vetiver. Piace tanto anche questo, questo proprio dopo doccia, secondo me è favoloso e non so se lo ricomprerò. Ho comprato il patchouli di questo, poi ho comprato, ci sono tanti altri che ho provato. E anche questo vale lo stesso discorso che ho fatto per quelli di Olfattiva. Vanno bene per chi usa solo un prodotto e poi lo finisce. Maroma lo potete trovare sul sito di Macro Librarsi. Io ho visto che c'era lo stand anche l'anno scorso al Sana, dove vendeva anche i profumi solidi e io l'ho comprato qui a Treviso, nella profumeria alla Spiga d'Oro, dove mi serve, che trovo la maggior parte. Comunque anche questo è super consigliato, questo adesso devo anche questo cercare di usarlo un po' più spesso, di finirlo, mi sono unta le mani. Poi l'ultimo, il principe del principe, quello high cost di cui ve ne ho parlato, è un profumo di nicchia, 1000,
sto dando i numeri, Miller ha risolto un lapsus di questo brand e questo, ecco, l'ho pagato, questo è un profumo di nicchia, non è neanche facile tanto trovarlo. Io ho avuto la fortuna, o sfortuna, non lo so, di trovarlo qui a Treviso, però non l'avevo visto neanche a Venezia, dove di solito lì è più facile trovare marche un po' più particolari. È un brand inglese, Le Petit Grand, ve ne avevo già fatto il video. Bellissima anche questa confezione in vetro stampato così nero che rispecchia proprio lo stile inglese. L'ho pagato 85 euro, sono 50 ml, potete trovarlo anche online. Li ho visti a un prezzo più abbordabile sul sito di Notino. Ed è un eau de parfum. Questo è il top dei top. Allora, per chi come me ama gli agrumati, questo è proprio il top. Cioè, non posso veramente dire altro, è molto particolare come profumo, mentre gli altri, bene o male, qualcosa di simile si trova. Questo ha un qualcosa di diverso. Diciamo che i soldi sono più meritati proprio perché la formula, la famiglia olfattiva è fatta molto bene, è stata distribuita benissimo. Dura tanto, chiaramente, è un eau de parfum. Penso che una o due spruzzate nella giornata massimo. Io vedevo che alla fine giornata, verso sera, comunque si sentiva, si percepiva. Non è un profumo invadente, non fa venire il mal di testa, non è stucchevole, dà proprio una sensazione di pulito, di fresco. Lo uso chiaramente col contagocce, non è come gli altri che lo uso prima di andare in palestra o subito dopo una doccia. Questo è proprio il profumo particolare che lo uso con parsimonia. Ne avrei comprati tanti altri di Harris Miller, mi piacciono, sono particolari e tutto. Peccato per il prezzo, perché insomma quello costano. Comunque questo è proprio, questo lo uso e comunque mi è capitato di usarlo anche quella volta che voglio proprio sentirmi bene, dire ma sì, mi metto il profumo che costa, non mi interessa niente. E ho sempre ricevuto complimenti perché appunto è quel profumo talmente particolare, si sente che è agrumato. Che però è un po' strano, e tu mi dici, ma è tuo questo profumo? È tu questo che cos'è? Insomma, suscita sempre molta curiosità. Ottimo, piace tantissimo. Ecco, con questo è tutto. Sono 2, 4, 5 profumi agrumati. Poi ne ho altri di estivi, però ecco, ne ho di diverso genere. Siccome adesso questo sto procedendo per l'operazione smaltimento, ho pensato di farveli vedere. Se avete altri profumi agrumati, freschi, frizzanti, che danno energia, che sollevano l'umore, scrivetelo, ditemelo, che sono, mi piace sempre conoscere qualcosa di nuovo. Spero di avervi fatto compagnia e noi ci vediamo presto in un nuovo video. Vi saluto e grazie a tutti quanti. Ciao!